Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio. Bentornati, bentornati a Extra. Nelle scorse settimane una serie di interventi da parte delle autorità hanno riacceso i riflettori sui cosiddetto fenomeno del telemarketing selvaggio. Sono quelle telefonate che arrivano anche in orari a volte scomodi della nostra quotidiana, dall'altra parte un operatore che ci offre dei servizi. Ma non doveva cambiare qualcosa con l'entrata in vigore del registro pubblico delle opposizioni? È il tema di cui parleremo in questa puntata di Extra, con l'ospite che tra un attimo vado a presentarvi, ma come sempre in apertura vi proponiamo la copertina a cura di Silvia Corsi, che ci permette di focalizzare il tema di oggi. Sarà capitato anche a voi? Ora di cena tutta la famiglia si ritrova a casa dopo una giornata di lavoro per iniziare a mangiare e a chiacchierare quando, all'improvviso, arriva la telefonata. Ci si guarda in volto e subito si pensa a qualcosa di importante, ad un'urgenza, ad un parente o ad un amico lontano. Ci si alza, si corre a rispondere e dall'altra parte c'è un call center. Situazioni ordinarie nella vita di ognuno di noi che però spesso danno fastidio, se non vero e proprio disagio, e che non riguardano ormai, come accadeva in passato, soltanto il vecchio telefono a filo, che spesso stava in corridoio o in un'altra stanza. Oggi, nell'era in cui siamo sempre connessi a tutte le ore, le telefonate che vogliono proporci qualcosa arrivano direttamente sui cellulari di ognuno dei commensali. E questo capita ogni giorno, spesso anche nei festivi. Ma non esisteva un registro pubblico delle opposizioni, come è stato chiamato quello strumento varato dal Ministero dell'Economia, che avrebbe dovuto difendere gli italiani dalle chiamate indesiderate di telemarketing dei call center. Bastava in teoria registrarsi con i numeri di telefono da blindare e nessuno ci avrebbe più disturbato. In realtà non è andata propriamente così. Istituito con decreto del Presidente della Repubblica nel 2010 e oggetto di due modifiche con altrettanti interventi normativi nel 2018 e nel 2022, il registro pubblico delle comunicazioni non riesce a decollare. Sia perché ancora tanti italiani non si sono iscritti e dunque implicitamente autorizzano le telefonate moleste, sia perché sviste normative e difficoltà del servizio non riescono a filtrare davvero le telefonate dei call center più invasivi. C'è chi le definisce vere e proprie molestie fatte da educati operatori, ma sempre più spesso negli ultimi tempi anche dai risponditori automatici, per non parlare delle cosiddette telefonate mute che spesso ci mettono anche in apprensione. Eppure anche lo scorso anno, quando si è di fatto permesso di inserire anche i numeri di cellulare, le autorità avevano assicurato che questa sarebbe stata la volta buona, ma così evidentemente non è. E allora forse vale la pena cercare di capire dov'è che si inceppa questo meccanismo, tenuto conto che comunque nelle scorse settimane, lo dicevamo in apertura di puntata, qualche controllo e qualche provvedimento da parte dell'autorità garante per la privacy è stato varato. E allora in collegamento c'è Emanuela Bertucci, che è legale dell'ADUC, una delle più importanti associazioni di difesa degli utenti e dei consumatori. Benvenuta a Extra, buonasera avvocato. Buonasera a lei, buonasera. Allora, io so che voi siete molto severi anche nel giudicare un po' l'operato delle autorità che dovrebbero vigilare, no, sul rispetto delle norme. Intanto che cos'è che è successo? Perché il garante per la privacy comunque qualche sanzione, addirittura qualche sequestro lo ha disposto. Ci aiuta a capire come inquadrare questi provvedimenti dell'autorità competente? Allora, certo, inquadriamo sia i provvedimenti sia gli intoppi del meccanismo. Per quello che riguarda i provvedimenti, nel corso delle ultime settimane e degli ultimi mesi, il garante privacy, che si adopera tantissimo, quindi non è un'amministrazione sfaticata che non ha interesse, diciamo, a tutelare il cittadino. Ci sono però oggettivamente mole di call center e di segnalazioni che vengono fatte monumentali, gli scogli non sono pochi. In questi casi è successo questo: c'è stato un primo sequestro, proprio sequestro delle banche dati e sanzioni per 1.800.000 euro a quattro società, due venete e due toscane, che fondamentalmente avevano creato questo giro, diciamo, di vendita di liste di contatti telefonici, addirittura acquistandolo, si figuri, su Facebook. E il secondo, diciamo, gruppo di provvedimenti, a mio avviso più significativo, riguarda le condanne a sanzioni economiche che il garante privacy ha fatto a tre società leader
del mercato e anche del telemarketing, che sono TIM Green Network e un'altra energetica, mi sembra Enel, ma non vorrei dirle una sciocchezza. E nel caso di TIM, le faccio l'esempio, la condanna è stata economica, è stata 7 milioni 800 mila euro, che non sono bruscolini, chiaramente rispetto al bilancio dell'intera azienda sono degli importi che potremmo anche definire poco significativi, però comunque qualcosa si sta muovendo. Quali sono i motivi per cui il registro delle opposizioni non sta funzionando? Non soltanto per colpa dei consumatori che non si iscrivono, anche se con tutte le sue disfunzioni io suggerisco a tutti di iscriversi, personalmente l'ho fatto, ho rinnovato l'iscrizione nel corso del tempo perché si potrebbe aver dato dei consensi senza rendersene conto e quindi va rinnovata periodicamente e mi sono presa in carico come cittadina e consiglio a tutti quanti di farlo, di segnalare all'autorità le singole telefonate, perché purtroppo l'autorità non ci può leggere nel pensiero e quindi avere le nostre segnalazioni anche in forma aggregata per capire quali sono i gestori da colpire e quali sono le abitudini di questo tipo di settore è fondamentale. Detto questo, buona parte del mancato funzionamento, perché oggi lo possiamo dire, non funziona come dovrebbe, filtra una parte delle chiamate di telemarketing, filtra quelle chiamate di telemarketing degli operatori che si comportano correttamente e quindi quando devono fare delle telefonate consultano il registro come la norma prevede e verificato ad esempio che il mio nome è iscritto nel registro delle opposizioni non mi contattano, ma non riescono a filtrare tutti quei soggetti che lavorano nella totale illegalità. È il caso, per esempio, dei call center all'estero, che dovrebbero comunque anche loro rispettare il registro delle opposizioni, ma avendo sedi all'estero, molto spesso fuori dalla comunità europea, dell'Unione Europea, non sono neanche, diciamo, perseguibili dall'antitrust, e questo è un primo grosso problema. E poi c'è quello che anche l'autorità ha definito un vero e proprio sottobosco di operatori illegali. Che subappaltano numeri, liste di persone da contattare, le rivendono fra subagenti, per poi arrivare appunto alle telefonate moleste che vanno prevalentemente riguardano compagnie energetiche, luce e gas, telefonia, e poi c'è tutta una serie di soggetti che a mio avviso commettono anche altri tipi di reati perché propongono, ad esempio, truffe finanziarie. Io ricevo spesso telefonate in cui vengono proposti investimenti finanziari, cioè assolutamente non vanno mai seguite. Qual è il problema? Che tutti questi soggetti che lavorano nella totale illegalità, per prenderli serve una mole di uomini e mezzi assolutamente spropositata, sia rispetto a quelle che sono le possibilità del garante, ma anche se impegnassimo l'intero corpo della Guardia di Finanza italiana, ne verremmo a capo a fatica. E quindi quello E quindi, che però, dottoressa, un attimo solo, perché lei ha, secondo me, aiutato i nostri ascoltatori intanto a capire una cosa, che questa serie di norme, no, diceva il servizio, dopo il primissimo, sono state altre due norme di legge, due provvedimenti che nel 2018 e nel 2022 hanno aggiornato la legge, diciamo, iniziale, quella istitutiva del registro delle opposizioni. Tutto questo meccanismo funziona. Ed è virtuoso, è efficace se tutti fanno la loro parte. Quindi, se noi cittadini ci prendiamo la briga di andarci a iscrivere o ad aggiornare i nostri dati, se già c'eravamo iscritti nella primissima versione del registro delle opposizioni, ma soprattutto se le società che adoperano per utilizzare questi call center poi rispettano la procedura, che è quella di andare a vedere se Claudio Michalizio, così facciamo un esempio. Cioè il sottoscritto si è registrato oppure no? Ma qui non rischia di esserci la prima falla, visto che evidentemente cioè ci vuole che la compagnia sia in buona fede e voglia rispettare le leggi. Ora, io sono Alice nel Paese delle Meraviglie e mi fido sempre, però mi pare di capire che già qui ci sia il primo problema. questo non è il primo problema, questo è il problema, cioè ci sono tutta una serie di soggetti che non sono necessariamente il proponente finale del contratto, la compagnia telefonica o la compagnia energetica, ma sono tutti agenti, subagenti, società, a volte neanche costituiti in società,
che ricevono questi mandati per firmare dei contratti e utilizzano delle liste che acquistano altrove, appunto in quel caso dei provvedimenti di confisca dell'autorità, una di queste liste era stata acquistata su Facebook da un cittadino italiano che chissà come l'aveva reperita e chissà anche quanto ci ha guadagnato, e un'altra da una società spagnola. Allora, non se ne viene a capo, però una soluzione c'è ed è la via verso la quale sta andando l'autorità garante, cioè tutti questi contatti producono poi dei contratti, perché chi fa telemarketing lo fa per vendere qualcosa. E allora facciamo l'esempio: se io sono iscritta al registro delle opposizioni e mi contattano per un contratto di telefonia, vero è che la società telefonica non ha colpa perché non è stata lei che non ha registrato il contatto, ma è lei che ne ha poi un beneficio economico, quello principale, il motore di tutta quanta l'operazione, e poi che è a cascata dalle provvigioni all'agente, al subagente, al sub-subagente, eccetera, eccetera. E allora la nostra indicazione come ADUC è lavorare ai due estremi. Sia il contatto e quindi quello che può fare il cittadino diligente si iscrive al registro delle opposizioni, se riceve telefonate le segnala all'autorità e si guarda bene dall'accettare contratti telefonici che arrivano da telemarketing selvaggio. Dall'altra parte, all'altro capo, diciamo, di questa catena virtuale c'è l'ultimo soggetto che ne gode, la compagnia telefonica. Forse abbiamo dei problemi nel Io collegamento con l'avvocato. Avvocato, abbiamo perso il collegamento con lei. In attesa di poterlo ripristinare, facciamo una cosa, se la regia è d'accordo, anticipiamo la fascia pubblicitaria che intanto a brevissimo avremmo dovuto rispettare e poi con l'avvocato Emanuela Bertucci ecco. continuiamo su questo discorso che è molto importante. L'ho sentita, quindi si è collegata, diamo la Sì. pubblicità e poi con il legale dell'ADUC entriamo nello specifico di quello che le autorità possono fare. Abbiamo capito che l'obiettivo è colpire comunque la compagnia telefonica o energetica, anche se non è lei che materialmente gestisce il call center, ma è lei che comunque ne ha un vantaggio per ogni contratto stipulato. E poi vedremo di capire che cosa noi cittadini possiamo fare, posto che naturalmente il primo atto è quello di andare a registrarsi in questo registro delle opposizioni. Ma ne parliamo tra un attimo. Pubblicità. Rieccoci, bentornati in questa puntata di Estra in cui stiamo cercando di capire come mai il registro pubblico delle opposizioni, che dovrebbe proteggerci dalle telefonate invasive del telemarketing selvaggio, non funzioni, con l'avvocato Emanuela Bertucci, che è legale dell'ADUC e che è in collegamento con noi. Stavamo intanto apprendendo che c'è una strada, forse il garante per la privacy e tutte le autorità competenti hanno trovato un modo che banalmente quello che si potrebbe fare anche nella lotta, per esempio, ai subappalti e all'irregolarità. Si va a prendere chi, in questo caso è la compagnia telefonica, ha vantaggio per ogni contratto che viene stipulato e poi eventualmente sarà la compagnia a rivalersi, immagino, sulle società alle quali ha delegato il compito di svolgere il servizio di call center. È un po' questo l'obiettivo, giusto, avvocato? È questo l'obiettivo, è l'obiettivo che si stanno ponendo anche compagnie e garante della privacy che hanno, diciamo, stipulato una sorta di codice di condotta proprio per creare delle penali per questi subagenti, ma i loro rapporti sinceramente a noi interessano poco. Il tema è se la compagnia che è il soggetto che poi beneficia di quel contratto, i soggetti che hanno portato a lei il contratto hanno agito in sfregio delle norme, è quella la compagnia che deve essere sanzionata e infatti i provvedimenti dell'ultima mandata del garante privacy vanno proprio in questa direzione nei confronti di Tim. Ha fatto una multa esemplare per l'importo, anche se non in proporzione al fatturato, perché era 1,5% del massimo di pena che poteva essere data e ammonta comunque alla ragguardevole somma di 7 milioni e 800 mila euro. In questo modo veramente tranciamo l'interesse economico che sottosta al telemarketing selvaggio, perché c'è mercato fino a che c'è incontro fra domanda e offerta. Se noi a un certo punto diciamo bene, e di conseguenza tutti i contratti che sono stati stipulati
violando le norme sulla privacy e quindi violando le norme sul registro delle opposizioni sono nulli e inefficaci, automaticamente fare del telemarketing selvaggio perde senso e anzi sarà interesse prima di tutto delle compagnie che tutta la catena dei controlli fino al contatto ultimo sia una catena che agisce appunto nel rispetto delle regole. Per quello che riguarda noi cittadini, i suggerimenti che do ai vostri ascoltatori sono i suggerimenti che attuo nella mia quotidianità e sono 1. Iscriversi al registro delle opposizioni con il proprio numero di telefono cellulare e rinnovare periodicamente questa iscrizione, perché può darsi che su internet o firmando carte fedeltà o firmando dei contratti diamo inconsapevolmente dei consensi al trattamento dei dati per attività di telemarketing e quindi in questo dubbio rinnovandola periodicamente si azzerano tutti i consensi dati fino a quel momento. Secondo, quando si naviga su internet, vede, ci esce sempre la schermata su ogni nuova pagina, accetta tutti i cookie, rifiuta tutti i cookie, accetta solo i selezionati. Si possono benissimo rifiutare tutti i cookies, che quindi potrebbero avere al loro interno delle attività di profilazione e di comunicazione di dati per attività di telemarketing, e dopodiché ogni singola volta, guardi, io faccio qualcosa come 7-8 segnalazioni alla garante, a settimana. E non mi stancherò di farlo, mi rendo conto che poi è anche abbastanza rapido, perché quelle le immagini che scorrono sono le immagini del registro per le opposizioni. Poi esiste sul sito del Garante proprio una pagina per le segnalazioni. Si compila un form online abbastanza semplice, abbastanza intuitivo e si manda la propria segnalazione. Io ne mando 7-8 al giorno e le statistiche sono di 350 circa fino ad ora da parte dei cittadini al garante. È chiaro che più siamo a essere registrati, più segnalazioni arrivano, più si aiuta anche il garante della privacy a cercare di contrastare questa attività. Dobbiamo essere consapevoli che esiste comunque un limbo che prevalentemente riguarda le chiamate che provengono dall'estero o le chiamate che vengono tramite spoofing, cioè quei numeri di telefono che in realtà sono inesistenti, sembrano un numero cellulare o magari sembrano un numero locale di Milano o di Roma, mentre in realtà sono soltanto dei numeri inesistenti. In queste circostanze qui, andare a reperire qual è il soggetto che ha fatto quella chiamata, e prevalentemente sono chiamate mute, e lì è, credo, estremamente difficile anche per l'autorità e anche per la Guardia di Finanza. Ma tutte quelle chiamate che hanno una finalità prettamente economica, appunto il contratto di telefonia o il contratto energetico, e non truffaldina, vieni, guadagna 250 euro al giorno in investimenti high tech, quello è chiaro, è tutto un altro settore, però tutti questi contratti si riesce effettivamente a tarpare le ali al mercato delle illegalità. Ecco, talvolta si sente dire: no, beh, io ricevo le chiamate e le metto in una blacklist, che è una delle funzioni che hanno il telefonino. In realtà questo non risolve il problema, anche perché questi operatori continuano a cambiare i numeri. Non risolve il problema se l'operatore continua a cambiare i numeri, però ecco, questa è un'altra delle cose che faccio anch'io. Tutti questi numeri vanno automaticamente in blacklist. Per alcune tipologie di telefonate, magari la blacklist è efficace, perché se quello era un numero vero, io da quel numero telefonate non ne riceverò più. Se era attività di spoofing, no, perché ogni volta chiameranno da un numero diverso. Ed è singolare quando si parla, perché sa, queste telefonate sono a volte mute, a volte con una segreteria preregistrata che chiede di essere autorizzata a ricontattare, altre volte invece si parla con un operatore in carne ed ossa. E quando si parla con un operatore in carne ed ossa, io alle volte mi ci intrattengo anche per vedere cosa mi rispondono. Quando gli dico: scusi, ma l'avete verificato il registro delle opposizioni sul mio numero? E loro inventano cioè le panzane più incredibili, non so neanche a raccontargliele. Quando è che si interrompe immediatamente la telefonata? Quando gli si chiede: bene, ma mi dice lei per che azienda lavora? Al di là del contratto che sta cercando di vendere, l'azienda per la quale lavora, lì sono i soggetti chiudono immediatamente il telefono perché capiscono che c'è dall'altra parte evidentemente un rompiscatole, in maniera sciocca perché
potrebbero anche inventare anche lì una panzana, però ecco, quello è il modo migliore per interrompere le comunicazioni. Per il resto è soltanto facendo multe esemplari che siano veramente punitive e rendendo questo mercato antieconomico è l'unico modo effettivamente per contrastarlo e quindi dobbiamo collaborare tutti quanti. Garante privacy, cittadini, società interessate ai contratti che devono essere loro per prime a garantire al proprio utente che si comportano secondo mercato. Ma cioè, se io faccio un contratto con un soggetto che per fare il contratto con me ha violato le norme e anche il solo rapporto contrattuale parte con una marcia in meno, parte in negativo, ho già di quel soggetto una pessima impressione. Sì, questo discorso è un discorso che attiene all'etica, se vogliamo, perché non sempre negli affari è un elemento che ha un valore, però giustamente dovrebbe essere la compagnia stessa, no, a rendersi conto che si sta affidando a un'azienda che in modo illecito sta fornendo dei dati, tra l'altro col valore che noi sappiamo i dati hanno, essendo protetti dalla privacy, da tutta una serie di regole, anche nel maneggiarli, il fatto che finiscano in rete su Facebook addirittura ci dà l'idea, no, di come si possa invece arrivare a non avere alcun rispetto per le norme e per i nostri dati sensibili. Ecco, avvocato, quindi abbiamo capito che per il registro, delle opposizioni, il sito che la regia ci faceva vedere, è lì che è facile potersi inserire con tutte le proprie utenze, quindi sia il numero fisso per chi ce l'ha, sia con il numero di cellulare, e poi se arrivano delle segnalazioni sul sito del Garante per la privacy, invece si va a segnalare chi ha violato le regole che ci sono. Le faccio un'ultima domanda: quando venne varato l'ultimo pacchetto di provvedimenti, si scoprì che la norma aveva delle falle, una su tutte il fatto che di fatto permetteva con un sotterfugio alle compagnie di delegare a società aventi sede all'estero la possibilità di telefonare, di fare queste telefonate, perché la norma era limitata soltanto alle aziende che avessero basi in Italia. Spero di aver, come dire, tradotto bene il burocratese. Vi risulta che ci sia all'ordine del giorno un ulteriore aggiornamento normativo anche per eliminare questi grossolani errori? No, no, aggiornamenti normativi ma intanto abbiamo in Italia, cioè, chiamiamola così, giurisdizione su soggetti che operano in Italia in qualche modo ed è questo il motivo per cui punire, fra virgolette, la compagnia del contratto è ancora più importante, perché tu puoi anche decidere, il punto non è dov'è il call center, il call center può essere in Italia, in Perù, in Sri Lanka, in Francia, ma se il contratto che poi viene fatto con l'utente italiano o un contratto di diritto italiano è viziato dal fatto che non è stato diciamo, seguito la procedura del registro delle opposizioni, allora l'unico soggetto effettivamente perseguibile è il contraente, la società contraente. Il garante potrebbe anche, se anche la norma cambiasse e si stabilisse, ora vado per ipotesi proprio a ragionare, e si stabilisse che il garante della privacy italiano ha competenza per punire la società che opera e che ha sede in Sri Lanka, ma dopo che io garante privacy ho emesso il provvedimento contro la società dello Sri Lanka, ma vado a fare un'esecuzione forzata in Sri Lanka per chiedere il pagamento della multa? Allora è molto più semplice Certo. andare a pescare la testa del pesce, cioè la società che quel contratto lo prende. Poi si affidasse a tutti i fornitori che vuole, a tutti i call center in tutto il mondo, e lei responsabile dei dipendenti, chiamiamoli così, che sceglie. Vediamo allora se davvero le autorità competenti hanno imboccato la via giusta. L'obiettivo naturalmente è far valere il diritto del consumatore che chiede semplicemente di non essere raggiunto da telefonate moleste. Da questo punto di vista, con tutto anche poi il rispetto per chi lavora dall'altra parte, perché è evidente che anche dall'altra parte ci sono
persone che stanno facendo il loro lavoro, è evidente che se c'è una norma deve essere rispettata nell'interesse ovviamente della legalità e poi del diritto del consumatore. Io ringrazio l'avvocato Emanuele Bertucci, avvocato e legale, lo ricordo, dell'ADUC, che ha avviato questa crociata per il giusto rispetto delle regole imposte dal registro per le pubbliche opposizioni. Le auguro un buon lavoro, avvocato, buona serata. Grazie, buona serata anche a voi. Grazie, grazie al nostro ospite. Adesso ci prendiamo un'altra piccola pausa e poi voltiamo pagina, come sempre. Qui a destra vi aspettiamo. Bentornati, bentornati a destra. Adesso dobbiamo fare il punto su una vicenda di cui ci siamo occupati qualche settimana fa nella nostra trasmissione, quando abbiamo dato voce alla richiesta di aiuto dei pensionati italiani che vivono in Bulgaria e che dallo scorso 1º giugno, così è stato annunciato loro, avrebbero visto la loro pensione decurtata per un improvviso cambio delle regole in materia fiscale, in materia insomma di tasse. Sapete che molti italiani da qualche anno a questa parte hanno scelto di andare a vivere all'estero, dove il costo della vita è sicuramente più basso, anche perché possono portare a casa pensioni meno tassate. Ma è giusto che all'improvviso l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, cambi le regole per queste persone? È la domanda che vogliamo girare al nostro ospite, l'avvocato Luigi Monaco, che intanto ringrazio per essere in collegamento con noi. Buonasera, avvocato. Buonasera, grazie a lei dottore, è un piacere essere E qui. so che l'avvocato si sta interessando proprio alla vicenda di questo comitato dei pensionati italiani che vivono in Bulgaria. Intanto noi li avevamo sentiti più o meno a metà maggio. Mi conferma che cosa è successo dopo il 1º giugno, cioè con le pensioni da giugno in avanti, che sorpresa hanno avuto i pensionati italiani che vivono lì in Bulgaria? Allora, per quanto incredibile, quello che è successo è estremamente semplice. Dal 1º giugno tutti i pensionati si sono visti di nuovo applicare l'IRPEF, quindi hanno visto la loro pensione di nuovo soggetta alla tassazione italiana. Allora, questo è, diciamo così, in estrema sintesi la questione. Io vorrei spiegare agli ascoltatori a casa, no? Perché loro dicono: beh, ma anche noi che viviamo in Italia abbiamo l'IRPEF, che già su questo aspetto ci sarebbe da dire, no? Perché si finisce per pagare le tasse sempre su soldi dovuti. Però, a parte questo discorso, perché questo caso diventa importante dal punto di vista del diritto? Perché questi pensionati che sono andati a vivere in Bulgaria avevano accettato di trasferirsi rispettando le regole che in quel paese prevedevano che loro pagassero le tasse soltanto al governo bulgaro, o sbaglio? Esattamente, il discorso è questo: nel 1990, per farla molto sintetica ma specifica, la Bulgaria e l'Italia sottoscrivono una convenzione per la quale viene stabilito che i soggetti residenti in uno dei due stati avrebbero pagato le tasse soltanto in base alla legge dello stato di residenza. Quindi i nostri concittadini italiani residenti in Bulgaria fino ad oggi hanno pagato le tasse secondo la legge dello Stato bulgaro. Ecco lo stupore quando il 1º di giugno si sono visti applicare, oltre alla tassazione dello Stato bulgaro, anche l'IRPEF italiana che loro non pagavano dal momento del trasferimento della residenza in Bulgaria. Stupore anche perché loro, a parte una lettera che mi pare abbiano ricevuto dall'INPS o dall'Agenzia delle Entrate, ci aiuti a far chiarezza anche su questo aspetto, non avevano sentore che potesse cambiare qualcosa, e tra l'altro in modo così sostanziale, perché stiamo parlando di una differenza di qualche centinaio di euro ogni busta paga, ogni cedolino della Anche di pensione, più. visto che. Esatto, ci dia anche qualche ordine di grandezza, se può. Allora, il problema è questo, che lo stupore nasce sia dal fatto che molti non hanno addirittura ricevuto nulla, neanche la semplice lettera di cui lei stava parlando, ma soprattutto da una convenzione che è in vigore ormai da 33 anni, quindi una modifica unilaterale da parte neanche dello Stato italiano, ma di INPS o di Agenzia delle Entrate era incredibile. A parte che è illegittima, come sosterrò io, poi spiegherò i motivi, perché non c'è stata nessuna modifica della legge,
La legge è sempre quella, è in vigore dal 1990, 33 anni, quindi nessuno poteva mai pensare che d'emblée venisse applicata una nuova tassazione, di nuovo la tassazione italiana. L'ordine di grandezza dipende un po' dall'importo di pensione, ma parliamo anche di 700 euro in meno al mese. Caspita, stiamo parlando di belle, belle cifre su pensioni che, certo, senza la tassazione italiana già sono un po' più dignitose di quelle italiane, ma è evidente che l'ordine di grandezza lo possiamo immaginare anche noi. Ecco, avvocato, lei dice che questa è una misura illegittima. Mi spiega per quale motivo? Sì, allora è illegittima. Cominciamo dalla lettura del testo normativo, sarò sintetico. La Convenzione prevede all'articolo 16 il regime di tassazione delle pensioni cosiddetta gestione privata, cioè di quelle pensioni che vengono erogate a seguito del lavoro prestato per una società privata o comunque per un ente rientrante non nella pubblica amministrazione. E dice testualmente che queste pensioni sono tassate in base allo stato di residenza del cittadino. C'è poi un articolo 17 invece che riguarda le pensioni relative alla cosiddetta gestione pubblica, cioè le pensioni erogate da uno stato o da una sua articolazione territoriale. In questi casi la Convenzione dice che queste pensioni sono tassate esclusivamente in base alla legge fiscale dello Stato erogante, salvo il caso in cui il soggetto, oltre ad essere residente dell'altro Stato contraente, ne abbia anche la nazionalità. La Convenzione quindi fa due ipotesi distinte: percettori di pensioni private e percettori di pensioni pubbliche. I percettori di pensioni private hanno la necessità di essere esclusivamente residenti nello Stato. Per chi percepisce una pensione pubblica, invece, la Convenzione prevede il doppio requisito, che ci deve essere congiuntamente sia la residenza che la nazionalità. Bene, che succede? Il 1 giugno INPS e Agenzia delle Entrate si svegliano e dicono che questa regola dell'articolo 17, specificatamente prevista solo per il caso delle pensioni di gestione pubblica, deve essere applicata anche per chi percepisce una pensione di tipo privato. E lì succede il patatrac, perché tutte le pensioni dei cittadini italiani residenti in Bulgaria vengono assoggettate alla tassazione italiana. Il motivo qual è? Perché poi lei la lascio finire, nel senso che c'è ovviamente un contenuto che io credo che sia giusto condividere per far capire l'illegittimità di una mossa, di una decisione che viene calata dall'alto così, senza neanche avvisare. Ma mi aiuta a capire anche questo aspetto che stava dicendo? Il motivo, per quale motivo lo fanno? Questo è difficile da saperlo, forse per far cassa, perché mi sembra difficile che scoprano l'acqua calda sulla convenzione che c'è adesso da 33 anni, lo ripeto. È impossibile che sia cambiato il modo di intendere un qualcosa che fino ad oggi era per tutti chiaro. Non lo Allora, riesco a in attesa di capire. capire il motivo che sarà per far cassa, guardi, conoscendo lo stato italiano mi sento di sposare la sua ipotesi, ma le L'unica chiedo possibile. allora di aiutarci a capire perché, le chiedo di aiutarci a capire perché è illegittimo. È illegittimo perché contrasta specificatamente col testo della Convenzione, che prevede due differenti ipotesi: i percettori di pensione di tipo privato e i percettori di pensione di tipo pubblico. D'altronde, se la Convenzione avesse voluto circoscrivere, non circoscrivere questa ipotesi del doppio requisito a una sola tipologia di pensionati, non avrebbe previsto due articoli. Invece, la Convenzione specificatamente disciplina che se percepisci una pensione da un privato, usufruisci della tassazione bulgara col semplice requisito della residenza in Bulgaria. Viceversa, se la tua pensione la dà lo Stato, oltre ad essere residente in Bulgaria, ne devi avere anche la nazionalità. Quindi Ok, l'attuale disposizione contrasta con la Convenzione.
Ok, perché allora davvero quando lei dice che si sono un bel giorno svegliate non è un'immagine retorica, non è un espediente narrativo, cioè loro hanno deciso di agire così senza modificare la convenzione e immagino senza neanche coinvolgere la politica, perché penso che su una convenzione che tra l'altro è bilaterale debba anche il governo intervenire o l'Agenzia delle Entrate si può svegliare un bel giorno e dire faccio come voglio. Guardi, dottore, lei ha centrato il punto. Su una convenzione bilaterale, addirittura, neanche lo Stato italiano aveva il potere di agire autonomamente, perché una sua modifica necessitava l'utilizzo del medesimo strumento fatto per sottoscriverla, ovvero un accordo con entrambi gli Stati. Quindi l'Italia non poteva modificarla da sola, avrebbe dovuto coinvolgere anche la Bulgaria, cosa assolutamente non fatta. E le dico di più, non è stato coinvolto neanche il governo. Quindi questa è soltanto l'Agenzia delle Entrate che risponde a un interpello di un privato sostenendo questa nuova tesi. Ah, ok, quindi ancora più paradossale il tutto. Avvocato, io ho ancora un minuto, ma ci tenevo ad averla ospite quest'oggi, perché questa è una storia che noi vogliamo seguire fino in fondo. E sa perché? Perché io credo che uno Stato di diritto che cambia le carte in tavola da un momento all'altro, in spregio alle leggi, in spregio alle regole, poi non si può lamentare quando non ha credibilità agli occhi dei cittadini, ok? Perché se non possiamo fidarci neanche dello Stato, poi noi ci lamentiamo talvolta, no, del fatto che gli italiani cercano di fare i furbi, ma è evidente che uno è portato anche da atteggiamenti come questi. Non si possono giustificare, ovviamente, coloro che fanno i furbi, ma alla fine il primo che fa il furbo è lo Stato italiano. Mi assumo la responsabilità di quello che dico, così la tolgo da ogni imbarazzo. Però, avvocato, la seconda cosa, io mi ricordo che durante l'intervista il presidente del comitato e le altre persone che avevamo avuto modo di sentire dicevano: noi ci attacchiamo al telefono dell'ambasciata, ci attacchiamo al telefono dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, ma neanche ci rispondono. Le risulta che qualcuno abbia dato delle risposte a questi poveri connazionali che vivono in Bulgaria? Nessuno, d'altronde credo che, e di questo me ne assumo io la responsabilità, è difficile trovare risposte dallo sceriffo di Nottingham, perché questo è il sistema applicato, purtroppo. Allora, avvocato Monaco, io le chiedo e lo facciamo in diretta se possiamo tornarla a disturbare nei prossimi giorni, anche perché vorrei tenere alta l'attenzione su questa vicenda di cui tra l'altro mi pare di capire che anche la stampa italiana parli pochissimo, forse nulla, perché davvero credo che debba diventare una battaglia di principio, ma non perché. Io non ritengo che sia sbagliato pagare le tasse tout court. Ma ci deve essere una correttezza di fondo. Bisogna fare le cose in punta di diritto, perché altrimenti altro che lo sceriffo di Nottingham. Questo paese perde totalmente la propria credibilità. E quindi le chiedo cortesemente se è d'accordo di aiutarci a raccontare di volta in volta l'evoluzione di questo caso. Non è assolutamente un disturbo, anzi è un piacere. Io le dico in conclusione che abbiamo a breve le prime pronunce cautelari sui ricorsi che stiamo presentando. Quindi mi farà piacere poi aggiornarla, dei nuovi sviluppi. Io ringrazio l'avvocato Luigi Monaco per essere stato ospite quest'oggi. Ci torniamo, su questa vicenda perché davvero crediamo che sia paradigmatica di come non dovrebbe comportarsi uno Stato di diritto. Avvocato, buon lavoro a lei e buona serata. Grazie, Grazie dottore, buon lavoro a lei, grazie per l'ospitalità. grazie all'avvocato Luigi Monaco e speriamo davvero di poter raccontare anche un felice epilogo in questa disavventura che sta capitando ai pensionati italiani che vivono in Bulgaria e che, lo avete capito, da un giorno all'altro gli hanno cambiato le regole, pagano anche le tasse italiane che per una convenzione non erano dovute. Questo naturalmente si va ad aggiungere alle tasse del paese che li ospita, in questo caso la Bulgaria. Può essere giusto, può essere sbagliato, sicuramente le carte in tavola non si cambiano così. Torniamo alla solita questione dei diritti acquisiti, che valgono soltanto per i potenti e mai per noi poveri cittadini. Scusate lo sfogo, ma quando ci vuole, ci vuole. Ci vediamo domani a Estra, vi aspetto. Buona serata a tutti. Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio.